Ciao, non vi dico benvenuti in questo nuovo video perché sarà un video diverso dal solito, sarà molto breve, durerà probabilmente un paio di minuti ed è giusto per ricordarvi un paio di cose. Innanzitutto, buone feste. Sa, anche quest'anno siamo arrivati a Natale, alla fine dell'anno, spero abbiate raggiunto i vostri buoni propositi e ve ne siate posti altri di nuovi per l'anno che verrà. Non so quando vedrete questo video, l'idea iniziale è di farlo uscire per la vigilia, non so se ci riuscirò, ho appena finito un esame e non so come è andato tra l'altro, per cui potrebbe essere andato molto bene oppure forse molto male, quindi vedremo. Questo video nasce semplicemente per ricordarvi due cose, due non di numero ma in senso figurato, ovvero che nonostante magari uno possa... pensare che con il diabete le feste non siano proprio il periodo migliore, vorrei semplicemente ricordarvi che tutto sommato siamo nati nella parte fortunata del mondo, ci sono persone che non hanno questa fortuna o disponibilità, ora senza venire a dire o fare chissà chi, semplicemente per ricordarvi che ci sono persone in altre parti del mondo che hanno meno fortuna o meno disponibilità di noi e se pensate che banalmente in Ucraina alcuni passano il Natale al freddo, senza la casa o sotto il bombardamento, si sta discutendo sul fare una tregua, ovviamente io non posso sapere se quando uscirà questo video o per Natale o Capodanno, secondo di quando uscirà, questa tregua sarà stata fatta oppure no, ovviamente ci auguriamo di sì, però pensate banalmente alle persone che vivono in Ucraina, e che hanno problemi, magari hanno perso un familiare, hanno perso la casa, in confronto a loro, noi che siamo in Italia possiamo passare il Natale con i parenti, l'unico problema che possiamo avere è per i miei coetanei, se la zia ti chiede dell'amorosa o ti chiede come va l'università, o magari problemi del non ho voglia di vedere quel determinato parente e così via. Ecco, vorrei semplicemente invitarvi a riflettere sul fatto che siamo molto fortunati ad essere nati in Italia a vivere qui, in un paese in cui tutto sommato le spese mediche sono coperte dallo Stato e non sono autonome, per cui ci sono famiglie più e meno fortunate, e semplicemente vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che ci sono persone in altre parti del mondo che il Natale non lo vivranno magari con la famiglia o non lo vivranno nelle condizioni in cui abbiamo il lusso di passarlo noi. Ecco, tutto qua. Semplicemente questo video nasce dall'esigenza di dirvi che sì, è una problematica il diabete, nessuno lo nega, però ci sono persone che possono avere difficoltà maggiori e non per forza che si possono tenere sotto controllo facendo qualche iniezione durante il giorno. Cioè, se pensate banalmente che un diabetico può avere un futuro comunque roseo davanti a sé, il diabete non ti pregiudica nulla, potete cercarvi interviste di altri diabetici o di sportivi diabetici, ho iniziato a riportare oltre alla mia storia anche in un video che ho fatto un po' di tempo fa riguardante Gary Hall, in cui parlavo del fatto che si possa diventare anche campioni olimpici col diabete ed ecco, per cui in realtà sì, e poi c'è la ricerca che procede, va avanti e per cui bisogna sempre riporre fiducia nella ricerca, anche perché negli ultimi 100 anni sono stati fatti passi da gigante in questo senso. Per cui io volevo semplicemente dirvi buon Natale, ricordarvi che potete mangiare, non troppo, perché sennò ingrassate e vi si alza la glicemia, e ricordarvi che tutto sommato il diabete in certe condizioni rispetto ad altro non è poi così male. E l'unica cosa che posso dirvi è buone feste. Ci vediamo prossimamente sul canale.